L'anima di un popolo è riassunta nella sua cultura e nelle sue tradizioni. Il linguaggio, utilizzato per comunicare, è il filo conduttore che ne tramanda l'identità. Preservarne l'integrità è il mezzo per trasmettere alle generazioni il ricordo di ciò che è stato. Dal libro Ratatouille di Sergio Vacquer del 1989. Quando sui mi tutta scrivi sti robi sul paese de Bania e la Sodent, non pensavi che adoprà il nostro dialetto la prima volta all'estate Pasolini, 40 anni fa, quando l'ha scritto la poesia Il Testamento Coran e aveva menzionato da scrivi ancora, ma dopo alle partite per Roma e di lui non è più savon nuia. Mi ricordi che era innamorato del nostro dialetto e che aldiva palifamei dei contadins e dei fituai per ascoltare i veci. Al suo mevo un antiquario che aldiva in terza de peroli banioti che al segneva su un toc de charta con la pena e a ghisdusevi i vuoi quando alvevami tutti insieme un puoci de peroli. Mi auguri che chi è scritto al resti, anzi dopo che mi sarei dotto a pausa per l'eternità in cimiteri. Bania è un piccolo paese della pianura pordenonese con una caratteristica unica. Un dialetto che è stato oggetto di studio dello stesso Pasolini, che lo ha inquadrato come friulano di transizione tra la Marilenghe e la parlata veneta. Una plaza, quattro strade, una per Pordenon, una per San Vit o per Cusan, una per Taeit, una per Purturlon e Dazan, una iglesia, un campanile tirazzù coi vovi de Gialina, una beceria, una spezieria, quattro osterie e qualche butighin, du là che se vent un poc de dot. Doi miedis, un preti, qualchidun che ha magnati libri per doventà calcosa, qualche contadin che lavora la sotiara o che l'ha in affet, qualche manoval o muradour, tosazze bupati che lavori tali frabichi, qualche soranel che salda carieghi, drenti e fuora dagli ostarei, omis e femmini che non si muovi de casa senza la macchina, fioi che vanno a scuola vestiti da fiesta, scarpati, con sciarpi di lana, gabans, con borsi de coran colorati, che assomei fioi de Rockefeller. La parlata locale di Bania è ricca di onomatopee, di vocaboli che accompagnano, illustrano e a volte completano le azioni di una giornata qualunque. Come una colonna sonora accompagna ed enfatizza le sequenze di un film. Titola, guardi di chi quattro quarti di nero, anzi c'è uno di bianco qua il signor chi che l'hanno sentito intorno mi pare che... Sì Aldo, vieni subito! Avanti Aldo, che se mi fresta chi, appaiono tutti loro. Dai, mole! No, c'è primino sto qui! Ecco là, che l'hai costrotto, la riga del sicuro! Sherei, che la porta! Aio da Vigilio, Nara! Ma che ne hai tre? Con Caio! Sì! Ma brisco la mia! Sì! Muovimi, muovate! Ma come ha doito? Perché hai dormito brisco la mia? A strozzava! Ma... a tu certa franca? Perché 60 strozza per arrivare a questa partita? Non la carichi!
E adesso? Cos'è che fai di qui adesso? Senti che buon che le tovi! Riaccio, Adolfo! Ciuffilo! E gli fai bene di noi! No! No! E dita, non ciappi con l'aschimi, non ciappi! Allena la pescia! Se ciappi, restai morti tutti noi! Ecco, è dita che non aveva il carico! Te mi ha fatto piangere il raggio! Ma allena la pescia! No, no, canduti in van! Se lui ha il carico da laghi, ti arrega già sta partita qui! Te dovevi tenere conto il briscolin! Così dopo, col giro del suo carico, il passato per chi di me, mi mettevi l'as, facessi 32 punti, con quel che veniva in mano, 33, andessi fuori a noi, invece di mi far perdere la partita. Cosa? Mi hai sbagliato? Mi non muore con l'as in mano. Tasi, tasi, con quella bocciata che ti parli ogni volta, ti fa voglia di ridurre che l'ignoranza che ti ha, anche il cervello. Cosa parli tu te con quella fuccia da popotimo che te già ritrova? E poi te un ferriere che non è neanche più buono da mettere in testa. Ah, Pior, è proprio buono. È il fagiolo che è una meraviglia. Leonardo, non stia a guardare in camera, eh? Sì. Senti che buon che le... No, senti che buon... Direi che la quarta che vendete il freddo! Le 20 volte che non vengono... Nella seconda parte. Allora, adesso, tanto per ottimizzare, mettiamo via i fogli e giochiamo una partita vera di briscola. Giovanni? Sì? Sì? Ok. Sì, sì, sì. Allora, via, bravissimo. Giovanni, va leggermente a destra. Sì, ludica. Un po' a destra. Bon, stop, basta, stop. Un po', no, stop. Sì, no, canduti in mano. E deve sperare che Santo non abbia un carico, se no perde la partita e muore. È chiaro, lui butta il carico e mi dice che ti ha fatto perdere la partita. Sì, sì, sì. Di solito si difende da più i topi, no? Madonna! No! È lui taglia il masso, vai, mettila lì! No! No! Lì! Cava! No, cavela! Rimettila lì! E mi subito taglia! Taglia! Ok! Ancia uno del bianco, quel sciocchi che aveva sei di intorno. La piccola o quella più grande? Guarda che ti bevi l'ombra! Ti fermo ancora però! Franco, Franco, vai bene, Franco! Vai, vai con la pallina, la prima. Bravo, colora. Silenzio! Attenzione! Partito! Azione! Attenzione, pronto Leonardo, attenzione, vai. Sciarei che la quarta, che le... Sacramento le 10 volte che te lo dici. Allora, le 20 e lo rifacciamo. Molti. Va ben 15, ma no 10. Pronto? Via. Sacramento le 10 volte che te lo dici. Sacramento le 20 volte che te lo dici. Bravo, adesso parliamo. Che la porta. Sacramento le 20 volte che te lo dici. Una plaza, quattro strade. Leggi. Ancora più piano. Sì. Alla mattina buon'ora, i bovars arrivi a governare i besti. Di transizione tra la madre. Però ti siete te ciappi delle pause, non stava il problema, perché noi dopo le tagliamo. Sì. La parlata locale di Bania è ricca di onomatopee. Aspetta che le